Ciao, oggi ti mostro come indossare la protesi capillare di Lord Air. Allora, Lord Air è un'azienda fantastica. Io personalmente compro da loro spessissimo, anzi, da quando ho cominciato ad utilizzare questo sistema per coprire le mie stempiature e la mia calvizie, che ormai quasi incombe, ho sempre comprato da loro. Mi sono sempre trovato bene, anche perché loro offrono il taglio di capelli, cosa che è difficilissima da trovare in giro, quindi sono specializzati nel taglio delle protesi. Questa è una cosa per me comoda perché io invio la foto del taglio che voglio che loro mi facciano, mi arrivano a casa capelli perfetti e quindi lo trovo assolutamente comodo. Quando arriva a casa la protesi arriva in questa maniera. Io, come vedete adesso, è già acconciata. Arriva in questa maniera. Beh, è facilissimo, è quasi intuibile, no? C'è questo spazio che è un pochino più robusto. E qui andiamo ad incollare. Io personalmente preferisco il tape perché è un sistema per me più veloce, più pratico, però si può utilizzare anche la colla. Io personalmente utilizzo l'adesivo, molto semplice, si taglia con le forbici. Io l'ho già fatto in questo momento ed eccolo qua. Vi faccio vedere come posizionarlo sulla protesi e poi come indossarla. Io personalmente non faccio tutto il giro, però posso capire che all'inizio vi sentiate molto più sicuri se il biadesivo copre tutta la parte. Allora, io personalmente non lo faccio più per sprecare meno prodotto, eccetera, eccetera. Quindi ho imparato come e dove posizionarlo, ma se all'inizio vi sentite un pochino più sicuri nel metterlo completamente, fatelo pure tranquillamente. Io ne posiziono due pezzi sulla parte davanti. Ecco due pezzi sul centro ed un pezzettino qua dietro. Vi faccio vedere poi quanto è semplice e come diventa pratico. Ecco, levato la prima parte dell'adesivo, rimane in questa maniera. Andiamo poi a procedere con l'altro pezzo qua. Qui. E qua. Ora la protesi è pronta per essere indossata. Allora, come andiamo a posizionarla? Io credo che ognuno abbia la sua tecnica e ognuno abbia il metodo che preferisce, no? C'è chi utilizza le pinzette per sistemarla bene sulla fronte. Io personalmente porto i capelli un pochino in avanti, quindi non mi serve che si veda che è l'attaccatura. Però è possibile anche abbassarla, spingerla con una pinzetta in modo da farla aderire bene bene alla pelle, in modo che sembri il più naturale possibile. Io personalmente procedo in questa maniera. La metto leggermente, la posiziono e poi premo bene, dopo mi pettino e così. Ecco qua che la protesi adesso è fissa. Non si muove più e rimane perfetta. Buona giornata.